Bene, benvenuti al secondo incontro su Wikidata per principianti, questa è la parte 2. Passo subito la parola a Camillo per non perdere altro tempo. Buon lavoro. Dunque, facciamo partire la condivisione schermo. Mi dite che la vedete, vero? Sì, Sì, si vede. Ottimo. Allora, dunque, in questo incontro appunto vediamo la prosecuzione della parte precedente e in particolare vedremo come è fatto un elemento di Wikidata, come è fatta una proprietà di Wikidata e alcune minime cose di base su il proprio account, se non l'avete già, appunto su vabbè, come si crea un account banalmente e alcune minime impostazioni di base. Allora, giusto faccio vedere che sul canale di YouTube, anche se con un po' di ritardo, mi pare 1 o 2 giorni fa, abbiamo caricato la registrazione della prima parte, quindi la vedete qui. Il canale di YouTube è, vabbè, lo trovate credo cercandolo su Google o se no partendo da Wikidata, dalla pagina di Wikidata del GVMAB, che è questa, magari qualcuno può ripostare in chat il link, io non mi metto a farlo adesso, però appunto nella pagina di Wikidata del GVMAB, che anche questa raggiungete facilmente da Google, c'è in fondo il link alle varie piattaforme esterne, tra cui YouTube, e quindi da qui raggiungete il canale di YouTube e da qui poi trovate anche i vari video, che sono anche ordinati in playlist, eccetera. Ricordo che c'è anche il canale Telegram, se volete, cioè no, il canale, il gruppo Telegram, anche se volete poi porre dei dubbi in modo più facile che sulla mailing list, per dubbi veloci possiamo usare appunto il gruppo di Telegram. Ok, allora, chiuse queste due cosine. Già la volta scorsa avevo seguito una serie di link che poi avevo messo in questa sottopagina qui, gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, incontri di formazione. Adesso ho aggiunto anche il link che userò oggi qui in fondo, dove c'è seconda parte. Vedete, questi sono i link che vedremo oggi e che io mi sono già aperto, che non si sa mai, sempre meglio aprirsi di prima. Dunque, allora, torniamo sulla home page di Wikidata, che mostro da un browser diverso. Questa è la home page di Wikidata, come appare a voi se non avete fatto il login. Vedete, io qui su questo browser non ho fatto il login, quindi mi appare qui in alto a destra questa cosa qui, English. Se non si fa il login, se non sbaglio, l'inglese è l'unica lingua visualizzabile, mentre ovviamente una volta fatto il login si può impostare la lingua dell'interfaccia in moltissime lingue diverse. Vedete che qui ho not logged in e ho i due link, create account e login. Quindi questa appunto è la pagina principale di Wikidata, che vedete ha sempre i suoi 95 rotti milioni di elementi in crescita, e banalmente per creare un account si usa il link create account, vi vengono richiesti un nome utente, una password, di confermare la password come è tipico, un indirizzo mail che è ampiamente consigliato perché se non lo mettete non potrete mai recuperare la password nel caso in cui per qualunque motivo la perdiate. Poi vabbè, c'è questa cosa di sicurezza per verificare che non siate un programma automatico e create l'account. Il vostro nome utente può essere il vostro nome reale, ma può anche non esserlo. Nel mio caso, ad esempio, non lo è. Diciamo che appunto è una valutazione che spetta a voi. Generalmente, diciamo, nella maggior parte dei casi, su Wikidata come su Wikipedia si usano degli pseudonimi di vario tipo, eccetera. Ovviamente, vabbè, sono escluse tutte le forme che possono essere o richiami a marchi commerciali o insulti di vario tipo, eccetera. Però ecco, uno pseudonimo scelto con buon senso può essere una buona opzione, o altrimenti appunto il vostro nome reale. Quindi creare un account sarà ovviamente un presupposto fondamentale anche in vista dei prossimi incontri, perché avere un account in Wikidata permette un'ampia serie di cose in più che senza un account non sono possibili, per quanto ovviamente pur non avendo un account voi possiate modificare Wikidata, così come pur non avendo un account si possono modificare o anche creare le voci di Wikipedia. Al tempo stesso però avere un account vi permette di, come vedremo anche soprattutto nei prossimi incontri, di personalizzare la vostra interfaccia in una serie di modi che vi permettono di modificare Wikidata in modo molto più agevole e comodo, e anche di tenere più facilmente traccia delle vostre modifiche,
di poter usare delle pagine, delle vostre pagine personali per raccogliere appunti e così via. Quindi ovviamente ecco, creare un account sarà poi un presupposto fondamentale per i prossimi incontri. Ripeto, è semplicissimo, basta appunto usare questa pagina Create Account. Una volta che avete l'account potete fare il login con nome utente e password. A questo punto chiudo questa pagina e voi vedete la home page di Wikidata all'incirca così una volta che abbiate fatto il login e che abbiate impostato la vostra lingua dell'interfaccia all'italiano. Vedete che io qui ho un'interfaccia in italiano e che ho qui il mio nome utente, ho una pagina di discussioni utente che mi serve per interagire con gli altri utenti di Wikidata. Questo link non ci badate, voi non lo avrete probabilmente, perché è una cosa che si può impostare nelle preferenze. Io nelle preferenze ho impostato di avere anche questo link, ma appunto non è strettamente necessario al momento. Le preferenze appunto le vedremo meglio poi nei prossimi incontri, beta non ci interessa. Gli osservati speciali sono una pagina attraverso la quale potete, diciamo, tenere traccia delle modifiche effettuate da elementi di vostro interesse, che so, l'elemento su di voi, perché probabilmente alcuni di voi hanno un elemento di Wikidata che li riguarda, anche se non lo sanno o anche se lo sanno, è probabile che molti di voi, specie se hanno scritto articoli, libri, abbiano un elemento di Wikidata che li riguarda. Ecco, attraverso gli osservati speciali potete tenere traccia di delle modifiche agli elementi che vi interessano, l'elemento su di voi, sugli autori dei libri che leggete, sulla vostra istituzione. Su quello che più vi interessa. Contributi è il link diretto che vi mostra le modifiche che avete fatto dentro Wikidata e esce per uscire appunto, per uscire dal vostro account e poi rientrare qui di sinistra. Se io passo, se io vado su questo italiano, posso cambiare la lingua dell'interfaccia, ad esempio passandola, vediamo un po', a rumeno. Se io clicco qui, l'interfaccia passa a rumeno e vedete tutti i link di cui abbiamo detto in rumeno. E se io poi passo ad un'altra lingua, facciamo un altro esempio, passo a ucraino o ucraino, passo tutto all'ucraino e vedete qui i medesimi link in ucraina. A questo punto, dopo aver mostrato tutto ciò, torno all'italiano. Wikidata appunto è un progetto multilingue, a differenza di Wikipedia che esiste in diverse lingue e ogni lingua appunto ha le voci scritte in quella lingua. Su Wikidata tutti scrivono in tutte le lingue. Ovviamente poi ci sono più persone che scrivono in inglese che persone che scrivono in lingue con un minor numero di parlanti, però appunto Wikidata è un progetto multilingue a cui collaborano anche persone da comunità linguistiche diverse. A questo punto io ho messo la mia interfaccia in italiano, ma potete anche tenerla in inglese oppure metterla in un'altra lingua a seconda della vostra preferenza. Passiamo alla principale cosa che vedremo oggi, vedremo come sono fatti un elemento tipo. Io di solito prendo sempre una persona, negli anni scorsi prendevo o Domenico Comparetti o anche Johannes van Eek, lo troverete nei vecchi video che ci sono già su YouTube. Quest'anno ho cambiato, prendo un autore tardo antico, e quindi appunto vedremo questo elemento su Esichio di Gerusalemme e lo analizzeremo nelle sue diverse parti per vedere appunto come è fatto un elemento di Wikidata. Allora, un elemento di Wikidata innanzitutto si compone del suo indirizzo che vedete qui in cima, interamente appunto sarebbe HTTPS. Wikidata, come gli altri progetti Wikimedia, sono passati già ormai da vari anni, da molti anni all'HTTPS, due punti / www.wikidata.org/wiki/questo è l'identificativo o identificatore dell'elemento. Ogni elemento è identificato dalla lettera Q seguita da una serie di numeri che sono crescenti, quindi diciamo un numero basso indica che l'elemento è piuttosto antico, questo è verosimilmente un elemento risalente, credo al 2013 o giù di lì, un elemento piuttosto antico. Attualmente gli elementi più recenti hanno Q
108 milioni e qualcosa, quindi questo qui è ancora Q1 milione e qualcosa, per cui appunto è un elemento decisamente antico. Wikidata ha un po' meno di 108 milioni di elementi, ne ha, abbiamo detto, 95 milioni, quindi la differenza, cioè circa 13 milioni, sono elementi che sono stati o uniti in quanto duplicati o cancellati per motivi vari. Però appunto il numero è crescente. Ora appunto ogni elemento identificato da un Q seguito da un numero, ogni proprietà invece è identificata, questa è la proprietà che vedremo dopo, ogni proprietà è identificata da una P seguita da un numero e in questo caso qui nell'indirizzo c'è anche property due punti perché si tratta di un namespace diverso, si tratta di una diversa parte in cui Wikidata è divisa. Su Wikidata poi ci sono anche le lessemi di cui in questo caso non ci occuperemo, ma attualmente su Wikidata ci sono anche i lessemi che invece sono identificati da lexeme due punti, sarebbe lexeme due punti, poi la L seguita da un numero crescente. Vediamo cosa c'è sotto L1. L1 è questo, è una cosa in sumero, ecco questo è un lessema. Ora ripeto, noi non ci occuperemo di lessemi, però su Wikidata da un po' di anni si stanno sviluppando anche i lessemi e quindi diciamo la possibilità di costruire un vocabolario multilingue in forma strutturata in modo anche da fornire un valido supporto a traduttori automatici di vario tipo e così via. È una parte di Wikidata molto interessante di cui non ci occuperemo. Quindi noi ci occuperemo di elementi e di proprietà. Ora, l'elemento quindi è identificato da Q seguito da un numero, questo Q lo vedete qui in cima e lo vedete anche riportato qui. Lo vedete anche riportato qui. L'elemento si divide in quattro parti che adesso analizzeremo. La prima parte dell'elemento è la parte, questo qui lo chiudo per non far confusione, la prima parte dell'elemento è quella costituita da questa tabella qua. Questa tabella qui, che poi in realtà è una tabella che io posso ampliare perché vista nella sua forma completa è questa, un po' più lunga, cliccando su tutte le lingue inserite vedete che mi vengono fuori altre righe di tabella. Questa è la tabella che contiene etichette, descrizioni e anche conosciuto come, vale a dire, gli alias, cioè le forme alternative dell'etichetta. In inglese sarebbe label, description and alias, appunto. In inglese questo viene tradotto come also known as e quindi poi sempre alias. Cosa sono queste tre colonne? Che poi vedete sono suddivise per lingua, quindi abbiamo italiano, tedesco, greco, inglese, eccetera. Se io passassi la mia interfaccia per dire rumeno, qui vedrei italiano col nome che all'italiano viene dato il rumeno e tedesco col nome che al tedesco viene dato il rumeno e così via. Allora, l'etichetta è la forma del nome che io considero preferibile in questa data lingua. Quindi io in italiano ritengo che sulla base delle fonti disponibili, la forma usata soltanto oppure usata più di frequente sia Esiquio di Gerusalemme e quindi la pongo come etichetta. Oppure in greco, vedete, abbiamo Isichio so hierosilimite mitis, questa è la forma che consideriamo comunque prevalente nelle fonti a disposizione, mentre abbiamo un'altra forma, Isichios hierosolimon, che consideriamo un alias in quanto attestata anch'essa da qualche fonte, ma meno frequentemente o da fonti meno autorevoli. Diciamo che non c'è un criterio, cioè non c'è un criterio strettamente stabilito come potrebbe essere, ad esempio, per quanto riguarda gli authority file delle biblioteche, per cui io scelgo sempre ciò che fa una determinata fonte, che so, per l'italiano la Treccani, oppure per l'italiano la forma stabilita da SBN, oppure la forma stabilita da un'altra fonte autorevole e che so, per il tedesco la forma della Brockhaus, per l'inglese la forma della Britannica, ecco, non c'è una lista di fonti sulla base della quale io vado a stabilire in senso preciso le etichette. Vale il criterio di appunto vedere la forma, diciamo, che io secondo buon senso
trovo prevalente nelle fonti autorevoli a mia disposizione in quella data lingua. In ogni caso, tutte le forme che sono presenti in etichetta o in alias sono forme che alla fine sono quasi di pari grado, perché quando io uso la barra di ricerca che vedete qui in cima, posso mettere dentro l'etichetta o l'alias in una qualunque lingua, vedete, questo è un alias in greco, questa invece è l'etichetta in latino, questo è l'etichetta in italiano, io otterrò sempre lo stesso elemento. Quindi appunto, da un punto di vista poi di ricerca della forma, queste sia le etichette sia gli alias hanno pari rilevanza. Quindi appunto le etichette sono una forma in qualche modo preferibile in quella data lingua, date le fonti a disposizione, gli alias sono altre forme attestate, ma comunque poste almeno a giudizio della persona che compila l'elemento su uno scalino inferiore. Nulla vieta poi a un altro utente di avere un giudizio diverso e ad esempio di invertire etichetta e alias. La descrizione invece mi dice in modo succinto qual è, diciamo, che cos'è l'entità qui descritta? Quindi appunto per le persone tipicamente quello che si indica è una o più professioni e di solito la nazionalità, ora qui per una persona antica può avere meno senso, quindi ad esempio qui abbiamo messo la religione, però ecco che so, per una persona moderna il tipico esempio che faccio è Domenico Comparetti, vedete Domenico Comparetti, filologo classico italiano. E poi ecco, spesso per le persone conviene indicare anche un florit, in questo caso abbiamo un florit, o se ce li abbiamo, le date precise di nascita e di morte, perché comunque aiutano già nella descrizione a situare la persona del tempo. Caso io mi trovo di fronte, il mio internet mi aiuta, sì, ecco, fumettista, qui manca l'etichetta, qui manca la descrizione in italiano, quindi mi dà la descrizione in inglese, vedete, informatico, un ricercatore, un matematico, scrittore, poi qui per un qualche motivo mi riparte da capo la lista, ma in realtà credo che ci fermiamo qua, a cardiologo, poi vedete che mi ridà fumettista, ma questo credo che sia un errore, che ogni tanto ho già visto, ma penso lo stiano sistemando. Comunque, ecco, in casi come questo, ad esempio, qui non sono state usate le date, però mettere delle date nella descrizione, specie in questi casi, è particolarmente utile. Ora, appunto, la bellezza di Wikidata tra le forme di questo nome divise per lingua, quindi io posso sostanzialmente divise per lingua. Poi, ad esempio, se una forma del nome in una lingua diversa è però usata anche nella lingua, in un'altra lingua, si può mettere come alias. Ad esempio, se delle fonti catalane magari preferiscono usare la forma latina oltre alla forma catalanizzata, mettere la forma latina come alias in catalano è una cosa legittima. E poi vedete una serie di altre forme qui indicate di seguito. Ora, qui vedete circa 20 forme, un po' meno di 20 lingue, ma questo non vuol dire che non si possano inserire altre lingue. C'è un modo di inserire altre lingue, che adesso, beh, allora, uno dei modi migliori è questo qui. Io ho questa tabella qua, vado su modifica, do un altro codice linguistico, che so, slovacco, SK. E qui potrei inserire una etichetta in slovacco, descrizione in slovacco, alias in slovacco e poi chiudere. Questa linguetta qui etichette voi non la avrete perché si attiva nelle preferenze, però può essere utile. Questa linguetta qui etichette voi non la avrete, avrete soltanto leggi e cronologia, ma si può attivare nelle preferenze. Quindi in realtà io potrei inserire potenzialmente etichette, descrizioni e alias in credo oltre 300 lingue, sicuramente oltre 300 lingue, ma penso anche molte di più, penso anche verso le 500 lingue. Quindi appunto c'è un'amplissima scelta di lingue disponibili in cui inserire appunto etichette, descrizioni e alias. L'etichetta e la descrizione e l'alias nella lingua che voi avete come lingua dell'interfaccia, in questo caso l'italiano, che vedete qui
viene visualizzata sempre come prima riga, questa è la prima riga perché io ho qui l'italiano, se io qui avessi lo spagnolo avrei come prima riga questa qua. Ecco, la prima riga viene anche duplicata qui. Questa qui non è altro che una duplicazione, oltre vabbè, al Q dell'elemento, questa è una duplicazione di questa riga qua. Se voi volete modificare questa cosa qui sopra, dovete andare qui, qui, e automaticamente, se io ad esempio cambio qui, vedete che si modifica anche sopra. Quindi appunto, questo per quanto riguarda questa parte qui. Ora, mi sono accorto che io ho un'interfaccia leggermente diversa da quella che avete voi, quindi un attimo andrò a disattivare una cosina, voi non badate a quello che faccio adesso, andrò a disattivare una cosina per mostrare l'elemento in una forma, in una forma più simile a quella che vedete voi. Aspettate un attimo mentre faccio una piccola cosa. Allora, io devo fare così. Allora, andata. E questo, ok, adesso vedrete vedrò l'elemento in una forma più simile a quella che vedete voi. Perfetto. Allora, abbiamo visto la prima parte dell'elemento, etichette, descrizioni e alias, questa cosa qui non ci interessa. Passiamo alla seconda parte dell'elemento, che è questa qua, introdotta dalla intestazione dichiarazioni. Allora, le dichiarazioni sono le informazioni strutturate che io ho sull'entità qui descritta. Abbiamo detto che Wikidata presenta le informazioni in una forma strutturata, appunto qua vedete la forma strutturata. Il modello di Wikidata è la cosiddetta, diciamo, ricalca quello della tripla RDF, cioè io ho l'elemento, appunto il Q1.616.094, che è il soggetto, questa istanza di è il predicato e umano è l'oggetto, così come l'elemento è il soggetto, sesso genere è il predicato e maschio è il complemento oggetto e così via. Quindi appunto istanza di sta sempre in cima perché appunto istanza di mi dà proprio l'informazione più generale su che cos'è questa entità. Questa entità è un essere umano oppure questa entità è un comune, questa entità è un edificio, è un cognome, è un libro, si usa opera scritta, non si usa libro, si usa opera scritta, questa entità è un evento, una guerra, un'epidemia, istanza di mi dice che cos'è questa entità. E poi qui abbiamo un'altra serie di dichiarazioni, abbiamo appunto che è di sesso maschile, abbiamo una data di nascita, anzi o meglio, ne abbiamo più di una, adesso di questo parliamo, un luogo di nascita, varie date di morte, abbiamo un'ampia scelta di date di morte e poi proseguiamo. Adesso ci soffermiamo un attimo su queste cose. Dunque, vedete che ci sono più date di nascita e più date di morte. Questo perché Wikidata, a differenza di altri database in qualche modo più rigidi, mi consente, e anzi mi invita, a registrare più dati divergenti tra loro nel caso in cui diverse fonti autorevoli divergano nel presentare questi dati. E vedete, i dati in generale hanno, diciamo, possono avere e specie in alcuni casi dovrebbero avere un riferimento. Wikidata consiglia di mettere un riferimento ovunque il dato non sia in qualche modo auto-evidente. Quindi io su istanza di umano, per esempio di Gerusalemme, potrei anche non avere un riferimento, poi ce l'ho comunque, però potrei anche non averlo. Ma ad esempio informazioni come la data di nascita, il luogo di nascita, data di morte, il luogo di morte, sono informazioni che dovrebbero sempre avere un riferimento. Ora, quando io sono andato a consultare le fonti, ho trovato molte divergenze su questo Esiquio di Gerusalemme e ho cercato di registrarle. Ad esempio, appunto, abbiamo due fonti che mi dicono che è nato nel IV secolo, dopo Cristo, si intende, che sono il catalogo della biblioteca Saint-Étienne, che è appunto la biblioteca della scuola biblica ed archeologica francese di Gerusalemme, e il catalogo delle biblioteche universitarie polacche. Queste due fonti mi dicono che è nato nel IV secolo. Poi ci sono altre due fonti che sono più precise
e mi dicono che è nato nel IV secolo, però nella seconda metà del IV secolo, quindi dopo il 350. Qui vedete un'altra caratteristica di Wikidata: io posso precisare una dichiarazione. Quando io dico dichiarazione intendo la tripla costituita da elemento, predicato e oggetto. Questa è una dichiarazione. Una dichiarazione può essere precisata da un qualificatore, anzi a volte anche da più di un qualificatore. Ad esempio, può essere precisata dal qualificatore che mi dice seconda metà del IV secolo. Ecco, qua ci sono altre due fonti, che sono il catalogo generale Diamond, che è un catalogo collettivo di varie biblioteche in generale del Vicino Oriente, e l'enciclopedia ortodossa, che mi dicono seconda metà del IV secolo. C'è anche una fonte che mi dice 400 circa, è Babel. Se io voglio sapere che cos'è Babel, posso semplicemente, ad esempio, entrare nell'elemento di Babel. E Babel è un database relativo alle fonti patristiche. È un database relativo alle fonti patristiche che viene sviluppato in Francia, ed è scritto in francese, e si trova in questo sito web, ed è rilasciato in una licenza libera. È coperto da diritti d'autore, certo, però è rilasciato in una licenza libera. Quindi se voglio sapere che cos'è Babel, qui scopro che cos'è Babel. Ecco, Babel mi dice 400 circa, qui vedete un altro qualificatore. Ecco, Wikidata appunto mi permette di registrare delle informazioni sostenute da fonti contrastanti e anche di scegliere quella che io ritengo essere l'opzione in qualche modo migliore, sulla base di quali sono le fonti più autorevoli, oppure dove si collocano la maggior parte delle fonti. Io in questo caso, vedete, ho posto due di questi dati come classificati normali, vedete questo è classificato normale, quest'altro è sempre classificato normale, mentre questo dato qui l'ho messo come classificato preferito, quindi io esprimo una preferenza per una delle tre fonti. Se non la esprimessi, avrei il paradosso che questa persona è nata tre volte. Invece, dicendo che una di queste fonti, cioè una di queste dichiarazioni, è da me considerata preferita, io specifico che ovviamente questa persona è nata una sola volta, ma semplicemente ho dei dati contrastanti, questa è per me la migliore opzione, e le altre opzioni risultano in qualche modo in secondo piano, ma comunque le registro perché sono riportate da fonti autorevoli. Poi abbiamo il luogo di nascita, per il luogo di morte abbiamo situazioni anche peggiori, perché passiamo da 433, sostenuto da un sito relativo all'ortodossia, che comunque mi è parso interessante riportare perché era, diciamo, un sito abbastanza dettagliato, oppure 433 forse, cioè possibile, la cattolica enciclopedia, per carità, 1913, però sempre interessante, anche 434 circa, un'altra enciclopedia anglosassone degli anni prima metà del Novecento. Ecco, in generale questo 433-34 è riportato da fonti abbastanza vecchie, per quanto importanti, mentre tutte le fonti più recenti si concentrano su dal 450 in poi. Varie dicono 450 circa, alcune dicono dopo il 450, altre dicono nel decennio che va dal 450 al 460. Io ho dato la preferenza a 451 circa, perché su 451 circa convergono sia l'enciclopedia ortodossa, sia il servizio bibliotecario tedesco, sia alcuni altri cataloghi. E poi abbiamo ancora delle variabili. Abbiamo dopo il 451, sostenuto dalla Treccani online, e poi abbiamo addirittura un 470 circa, un po' fuori scala, sempre sostenuto da Babel di cui abbiamo visto prima. Quindi ecco, Wikidata mi permette di registrare dati molto contrastanti, indicando ciascuno da quali fonti sostenuto e cercando sulla base, ad esempio, della loro prevalenza, vedete qui ci sono quattro riferimenti, appunto, di fare anche una scelta che io faccio, ma un'altra persona potrebbe arrivare, potrebbe portare dei riferimenti in più su una delle altre dichiarazioni e porre una di queste altre dichiarazioni come preferita, riportando questa invece a normale. Passando oltre, abbiamo altre dichiarazioni. È scritto in greco antico, era un monaco, un presbitero e un esegeta. È stato fatto santo e la sua ricorrenza è il 28 marzo. È descritto anche dalla Pauli Vissova.
Poi saltiamo un attimo questa parte, anche questa qui ignorate. Passiamo alla terza parte dell'elemento. La terza parte dell'elemento sono gli identificativi. Ora, gli identificativi sono molto simili alle altre dichiarazioni. Vedete che da un punto di vista grafico non sono per nulla diverse dalle dichiarazioni che abbiamo visto sopra. Qual è la differenza? La differenza è una differenza nel tipo di informazioni che mi forniscono. Wikidata in generale veicola due tipi di informazioni, cioè un'informazione di tipo fattuale, cioè questa entità ha determinati nomi in diverse lingue, è un umano, è nato ed è morto in un certo momento, ha scritto in una certa lingua, queste sono informazioni di tipo fattuale. Poi invece ci sono informazioni legate invece a questa stessa entità è presente in altre fonti online o non solo online. In realtà negli identificativi potrebbero andare anche fonti offline, anche se questo è poco frequente. In generale si tratta di fonti online. Io quindi attraverso Wikidata posso dire questa stessa entità è presente anche in molti altri siti web o anche, ripeto, fonti offline oppure fonti online che però sono accessibili solo dietro pagamento, paywall, registrazione. Ecco, anche questi siti si possono comunque connettere a Wikidata. Ovviamente il requisito fondamentale per connettersi a Wikidata è avere un identificativo a cui io possa fare riferimento. Se non c'è un identificativo, ovviamente io non posso connettere a Wikidata. Quindi, appunto, attraverso Wikidata io posso raggiungere un'ampia serie di altri siti che mi forniscono informazioni di vario tipo su questa persona. Ad esempio cataloghi di biblioteche, enciclopedie, dizionari biografici, database, che so, sugli attori, se si tratta di un attore, sui cantanti, se si tratta di un cantante, e così via. In questo caso, vedete, in generale il primo identificativo è sempre il WIAF, quindi appunto un identificativo fondamentale perché connette i cataloghi di diverse biblioteche, principalmente nazionali, tra loro. Il WIAF in teoria è un identificativo unico, poi di fatto, specie in determinati ambiti come gli autori antichi, tardo antichi, medievali, il WIAF non è sempre capace di unificare le diverse biblioteche, infatti qui vedete che Esiquio di Gerusalemme è sparso in 7 diversi cluster del WIAF. Ovviamente ci sono alcuni cluster un po' più grandi, il primo è quello decisamente più grande perché vedete contiene tanti identificativi, mentre gli altri sono cluster piccolini, questo è solo la Biblioteca Nazionale Greca, questo è solo quella francese e poi scendiamo, questo qui ha solo quella tedesca, che comunque sono biblioteche importanti, questa è la biblioteca canadese, questa è quella russa e questa è ancora quella russa, perché quella russa ha due ID diversi, se l'autore scritto in alfabeto latino, vedete questo è l'autore in alfabeto latino e questo è l'autore in alfabeto cirillico. Ecco, quindi diciamo c'è un cluster nettamente più grande, poi ci sono gli altri coriandoli sparsi in giro in attesa che il WIAF li unisca anche sulla base di Wikidata. Wikidata è un ottimo mezzo anche per scoprire duplicazioni o errori di vario tipo in altri cataloghi su cui in certi casi si può intervenire direttamente. Se io collego a Wikidata il catalogo della mia biblioteca e trovo un errore posso intervenire direttamente, se invece lo trovo in altri siti posso segnalare e sperare in un atteggiamento collaborativo da parte di essi. Dopo Wikidata vedete l'ISNI, quindi un altro identificativo internazionale di grande importanza, a seguire un'ampia serie di biblioteche nazionali che passiamo velocemente, queste qui sono tutte estratte dal WIAF, qui vedete che la Biblioteca Nazionale Spagnola ha una duplicazione che Wikidata giustamente segnala lamentandosi, dice dovrebbe avere un solo valore e invece appunto ne ha due perché qui c'è una duplicazione, poi scendiamo ancora un bel po', qui vedete la Nazionale Russa che ha invece due diversi valori a seconda di etichetta in alfabeto latino, etichetta in alfabeto cirillico. Qui infatti non mi segnala errore perché noi abbiamo insegnato alla proprietà di Wikidata che se ci sono due nomi, uno in alfabeto latino e uno in alfabeto cirillico, non deve segnalare errore perché questa è una pratica normale della Biblioteca Nazionale Russa e quindi qui vedete che non viene segnalato errore. Poi abbiamo altre biblioteche nazionali che andiamo a passar via. Ecco, poi abbiamo altre cose, abbiamo la classificazione Regensburg, abbiamo biblioteche non nazionali, che però sono comunque connesse a Wikidata, perché
diciamo, può essere ovviamente utile sia a loro sia a Wikidata stessa per coprire un maggior numero di autori sfruttando anche i loro dati, quindi abbiamo biblioteche non nazionali, abbiamo database come appunto Babel di cui abbiamo parlato prima, che è un database sulla letteratura patristica, che ha anche qui due identificativi, uno per Ezechiele di Gerusalemme in quanto autore, vedete, questo è Ezechiele di Gerusalemme in quanto autore, mentre questo è Ezechiele di Gerusalemme col punto di domanda, quindi come autore incerto, e infatti vedete che sul secondo identificativo abbiamo condizioni della fonte possibile, perché appunto questo identificativo riguarda Ezechiele di Gerusalemme in quanto autore incerto. E poi abbiamo un'altra biblioteca non nazionale, abbiamo biblioteche digitali, questa è una biblioteca digitale, mi pare catalana, un'altra biblioteca digitale, abbiamo enciclopedie, come la Cattolica Enciclopedia che abbiamo citato anche prima, abbiamo database, questo qui è un database di autori antichi fatto dal CNR francese, molto ben fatto, connesso anche lui al WIAF e ad altre cose, anche con liste di opere, molto bello. E poi abbiamo ancora altre cose, non ci ripetiamo troppo, anche qui vedete un'altra duplicazione, e poi i manoscritti ad Oxford, Mirabile Web, ottimo sito per lo studio di autori medievali, eccetera, un altro catalogo di manoscritti, e via andare, via andare, via andare, scendiamo, 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 ecco, vedete qui la voce dell'Enciclopedia Italiana, su cui inserisco anche le date editoriali, interessante, quindi io ho il dato editoriale, Ezechiele di Gerusalemme, la voce si intitola Ezechiele di Gerusalemme, è stata pubblicata nel 32, e ha come autore Alberto Vaccari, dove Alberto Vaccari è un altro elemento in cui io posso entrare direttamente per vedere informazioni su di lui, altra funzione molto interessante. Io potrei anche fare delle statistiche su quali autori hanno scritto, quali persone hanno scritto quante e quali voci, ad esempio, dell'Enciclopedia Italiana tramite Wikidata, questo è un altro possibile uso tra i tanti, e poi ecco scendiamo in fondo, in fondo, in fondo, e qui passiamo all'ultima parte dell'elemento di Wikidata, la quarta parte, che sono i link ai diversi progetti Wikimedia, quindi appunto vedete Wikipedia, vedete Wikisource, Wikiquote, Wikinotizie, Wikibooks, eccetera, eccetera. Qui vedete tutti i link alle diverse voci di Wikipedia e degli altri progetti in varie lingue riunite in una forma di lista. Qui vedete anche Wikipedia in italiano, in inglese, in tedesco, eccetera. Quindi appunto le quattro parti dell'elemento di Wikidata sono, come abbiamo visto, etichette, descrizioni e alias, le dichiarazioni, diciamo, in senso stretto, quindi i dati fattuali strutturati su questa entità, gli identificativi che mi danno informazioni sugli altri punti di internet e non solo in cui questa entità si trova, e infine i site link, quindi appunto dove questa entità si trova negli altri progetti Wikimedia che hanno informazioni su questa entità. Ok, quindi questo è come è strutturato un elemento di Wikidata, vediamo anche come è strutturata una proprietà École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, che abbiamo citato prima, abbreviata EBAF, quindi abbiamo, vedete appunto che la proprietà, come avevo detto, ha nel suo indirizzo un po' per i due punti, P seguito da un numero, ovviamente le proprietà di Wikidata sono molte, ma molte meno. Su Wikidata, mentre chiunque, anche non registrato, può creare un elemento, chiunque, anche non registrato, può proporre una nuova proprietà, tuttavia la creazione materiale della nuova proprietà è ristretta a un piccolo gruppo di utenti, perché se tutti si mettessero a creare proprietà sarebbe notevolmente caotico, e in generale le proprietà sono molto poche, quindi diciamo restringerle a pochi utenti ha molto senso. Per proporre una nuova proprietà andate su Wikidata, Wikidata due punti property proposal, ho cliccato invio alla fine, e vedete che si carica questa pagina qui, Wikidata property proposal, proposal, e c'è poi, volete proporre. In generale, nella maggior parte dei casi, si propongono proprietà di authority control, cioè sostanzialmente identificativi esterni. Tutti gli identificativi esterni che proponete, appunto, vanno qui dove
c'è Authority Control, quindi poi è una procedura per proporre la proprietà. Proporre la proprietà, diciamo che è una procedura che in teoria dovrebbe essere immediatamente comprensibile, tuttavia alcuni dei parametri, ecco, poi qui scrivete il nome della proprietà, qui scrivete la proprietà, che so, catalogo della mia biblioteca, adesso non è un nome di proprietà valido, però insomma ci capiamo, entrate qui dove c'è crea la pagina di richiesta e vi si apre questo modulo da compilare, questo è il modulo da compilare, poi voi pubblicate la pagina, eccetera. Ora, questo modulo da compilare può diciamo, incutere un po' di timore, quindi se volete proporre una nuova proprietà, potete da un lato fare riferimento a un video che a suo tempo feci che spiegava un po' come compilare questo modulo, il video è specificamente, lo trovate qui, proporre nuovi identificativi su Wikidata, il link a YouTube non funziona ma quello a Commons funziona, quindi guardatelo su Commons e potete anche chiedere direttamente a noi membri del gruppo, se vi interessa proporre una proprietà potete discuterne direttamente con noi membri del gruppo, mandarci una mail, scriverci su Telegram e vi rispondiamo in merito. Quindi questa, chiudo parentesi su come si propone una nuova proprietà. Torniamo alla proprietà, vediamo com'è fatta. Appunto, abbiamo la proprietà P9661, ci stiamo avvicinando alla proprietà numero 10.000, quindi credo che sicuramente prima della fine dell'anno raggiungeremo la proprietà numero 10.000. Di queste 10.000, 6.400 circa sono identificativi, quindi Wikidata attualmente è connessa a oltre 6.400 siti, ovviamente ad alcuni di questi siti è connessa interamente, ad altri di questi siti è connessa in modo molto parziale, dipende sempre anche da quanti e quali sono gli utenti che ci lavorano. Le proprietà sono strutturate anch'esse in un certo numero di parti, potremmo dire anche in questo caso 4 parti. La prima parte è già nota, sono appunto etichette, descrizioni e alias, quindi l'etichetta è il nome della proprietà. Quando state gli identificativi vedete che comincia con identificativo in italiano. La descrizione mi dice brevemente che cos'è questa proprietà, è l'identificativo di identità nel controllo di autorità della Bibliothèque Saint-Étienne, Biblioteca delle École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem, e poi ho un nome alternativo, in generale sono nomi più brevi, quindi tipo identificativo EBAF, che è appunto École Biblique Archéologique Française, quindi l'abbreviazione. Nelle diverse lingue, vedete, semplice. Questa è la prima parte, quindi etichette, descrizioni e alias. La seconda parte è il tipo di dato, che mi dice, è proprio questo pezzetto qui piccino, mi dice qual è il tipo di dato che questa proprietà accetta. Questa proprietà è un identificativo esterno. Quindi, appunto, gli identificativi esterni appaiono sempre nella terza sezione dell'elemento, cioè appaiono in questa sezione qui che comincia con identificativi, ci arrivo, ecco, e sono costituiti da una stringa di testo che poi, unendosi a un indirizzo fisso, mi crea un indirizzo cliccabile. Se io qui clicco, entro in una pagina web in generale. Gli identificativi esterni potrebbero anche non avere un indirizzo, ma sono casi molto rari. Però in generale diciamo gli identificativi esterni hanno appunto una stringa di testo che si unisce a un URL, il cosiddetto URL di formattazione, per creare poi un indirizzo. Un altro tipo di dato possibile, vedete, quindi questo è un identificativo esterno, però non tutte le proprietà sono identificativi esterni. Ad esempio, se io vado a vedere la proprietà stato di canonizzazione ha come tipo di dato elemento. Quindi vuol dire che io quando uso stato di canonizzazione dovrò inserire qui come valore della proprietà, come complemento oggetto della mia tripla, un elemento. Santo è un elemento. Se io entro dentro santo, vedrò che santo è santo considerato degno di venerazione e mi dirà che santo è, chiudiamo questa cosa, è uno stato di canonizzazione o anche un titolo, eccetera, eccetera. Molto bene. Quindi appunto il tipo di dato mi dice sostanzialmente qual è il complemento oggetto che questa proprietà accetta.
Poi la terza parte della proprietà sono le dichiarazioni, quindi mi dice che questa è una proprietà di controllo di autorità per persone e anche per organizzazioni, usata da una biblioteca e relativa in qualche modo al cattolicesimo e alla Chiesa Cattolica, perché comunque ha un legame col biblique, archeologiche, eccetera, quindi ha un legame anche con l'aspetto del cattolicesimo. È legata ad Israele, perché appunto si trova a Gerusalemme, quindi almeno de facto in Israele, qui potremmo anche mettere, volendo, Palestina, perché comunque si potrebbe anche mettere Palestina, emesso da Bibliothèque Saint-Étienne, quindi l'ente che emette la proprietà, mantenuto dal progetto Authority Control, ok, numero di identificativi, stando al 2 giugno del 2021. In particolare questa proprietà riguarda il catalogo della biblioteca, quindi la emette la biblioteca, e la proprietà riguarda il catalogo della biblioteca. Ci sono alcuni esempi di come posso usare questa proprietà, vedete, un esempio con una persona, un esempio con un'opera e un esempio con un concetto, perché questa proprietà in realtà può usarsi anche per concetti. Poi abbiamo il famoso URL di formattazione, quindi dove qui c'è questo $1, $1 viene sostituito dall'identificativo per creare il link. In realtà vedete, ho due URL di formattazione e considero preferito quello che mi rinvia alla forma mark del record, mentre l'altro lo considero meno preferito e quindi in realtà verrà usato questo, perché nella forma mark banalmente vedo una serie di informazioni che invece l'altra forma oblitera. Lasciamo stare queste cose qui che sono un po' tecniche. Qui ho il link al punto dove io posso trovare una lista di tutte appunto, gli ID di autorità presenti in questo catalogo e quindi poi io posso usare dentro Wikidata. Completezza presa sempre incompleta perché ovviamente la biblioteca continua ad aggiungere nuovi identificativi e quindi in generale appunto, la mia copertura in Wikidata sarà sempre incompleta perché banalmente la biblioteca continua appunto ad accrescere il suo numero di identificativi. Ho un link alla pagina in cui è stata proposta la proprietà, in cui qualcuno, mi pare di essere stato io, ha proposto di creare questa proprietà. Il catalogo di Mixmatch è una cosa di cui parleremo molto presto nei prossimi incontri. E poi giungiamo alla quarta parte della proprietà, i vincoli. I vincoli mi dicono come questa proprietà va usata, o meglio, anche come non va usata, diciamo, ci dicono entrambe le cose. Valore singolo vuol dire che questa proprietà dovrebbe essere presente in ogni elemento di Wikidata ci dovrebbe essere sempre non più di un valore di questa proprietà. Mentre valore unico vuol dire che dati due elementi di Wikidata non ci dovrebbero essere due elementi di Wikidata che hanno lo stesso valore di questa proprietà. Quindi appunto valore singolo e valore unico messi assieme mi indicano che appunto ad un elemento di Wikidata dovrebbe corrispondere uno e un solo ID della biblioteca EBAF, che appunto dovrebbe essere il rapporto ideale. Poi diciamo, può non essere sempre così, o perché c'è un duplicato in Wikidata, o perché c'è un duplicato nell'EBAF, o per altri motivi più complessi, però ecco, a livello generale la relazione dovrebbe essere questa. Il vincolo di formato mi dice qual è la forma che l'identificativo deve avere. Questa cosa qui è un'espressione regolare, vuol dire che sostanzialmente l'identificativo deve essere un numero che non comincia per zero, detto in parole molto povere, quindi appunto, anzi, che senso ha da 0 a 9? No, dovrebbe essere 1, 9, scusate. Un numero che non comincia per zero, quindi 1, 9, perdono. Correggiamolo anche sopra. Mi sa che mi è sfuggito. Sì, 1, 9. Perfetto. Vedete che modificare Wikidata è molto semplice. E poi ecco, vabbè, le ultime due cose non ci. Questa cosa qui mi dice che la proprietà va usata negli elementi. Non è abbastanza scontato, però ecco, siccome adesso abbiamo proprietà legate anche ai lessemi, ecco, questo mi dice che va usata negli elementi, non nei lessemi. E poi questo mi dice che va usata come valore principale, quindi come dichiarazione, come è usata qui. Qui è usata come valore principale, vedete. Oppure come riferimento, infatti era usata anche come riferimento, mostriamolo. Allora, è usata anche come riferimento qua. Mi pare che fosse usata come riferimento qua. Vedete, qui la proprietà è usata come riferimento. Quindi sostanzialmente non deve essere usata come qualificatore. Non ha senso usare un identificativo come qualificatore. In generale gli identificativi si usano
o come riferimento per una dichiarazione, oppure si usano come valore principale, cioè per dire appunto a questo elemento corrisponde questo identificativo in quest'altro sito, database o quello che è. E basta, qui è finita la proprietà. Quindi sostanzialmente appunto le quattro parti della proprietà sono come sempre etichette, descrizioni e alias, qui li vedete, il tipo di dato che mi dice proprio banalmente che cosa devo mettere dentro questa proprietà come complemento oggetto, le dichiarazioni che mi descrivono che cos'è questa proprietà, come funziona, che mi danno gli esempi su come usarla, eccetera, e alla fine i vincoli che mi dicono proprio in modo più stringente come questa proprietà deve essere usata e soprattutto come non deve essere usata. Se io violo un vincolo, ho una violazione di vincolo, e ne abbiamo visto un esempio prima, questa, vedete, questa qui e questa qua sono segnalazioni di violazione di vincolo, vuol dire che appunto BNE dovrebbe essere usata avendo, in questo caso poi se io clicco sul vincolo mi dice anche in inglese, ma vabbè, comunque me lo dice che dovrebbe avere un valore singolo, e invece appunto ne ha due, questo vuol dire che in BNE, però qui in questo caso la colpa non è di Wikidata, ma la colpa è di BNE che non ha, che non si è curata di avere un solo identificativo per Ezechiel di Gerusalemme, ma che ne ha due, e quindi appunto ci crea questo problema, che è un problema che appunto nel momento in cui venisse risolto su BNE si potrebbe anche risolvere su Wikidata facendo fuori uno dei due identificativi, quello che lato BNE sceglieranno un giorno di cancellare, reindirizzandolo all'altro possibilmente. Ora, a questo punto abbiamo parlato di come sono strutturati un elemento e una proprietà, quindi sostanzialmente abbiamo quasi finito. Io volevo giusto mostrare una cosa, che è la seguente. Appunto, abbiamo visto che io qui in cima visualizzo un numero limitato di lingue, io qui ne visualizzo, vedete, 8, dall'italiano fino al portoghese, e in queste lingue appunto io vedo etichette, descrizioni, alias. Poi se ne voglio vedere, se voglio vedere tutte le altre lingue inserite vado a cliccare qui, e se voglio poi nascondere di nuovo clicco qui e le nascondo. Ora, questa serie di 8 lingue che io visualizzo non è casuale, è una serie che io ho scelto. Come si sceglie questa serie? Premesso che appunto bisogna avere un account e che bisogna aver fatto il login, perché vedete io ho un account e in questo momento ho fatto il login, quindi sono dentro Wikidata col mio account. Questa serie si sceglie attraverso la propria pagina utente. Vedete, io nella mia pagina utente, dove c'è una valanga di roba, perché poi se volete vederla questa è la mia pagina utente, che è identificata come user due punti e il mio nome utente, che è Epidosis. Ecco, al di là della valanga di roba che c'è, vedete che qui sulla destra c'è un bubble utente, e in questo bubble ci sono una serie di lingue che sono esattamente 8, le vedete appunto dall'italiano al portoghese, in cui io diciamo autovaluto il mio livello di comprensione, diciamo. Questo non è questo, il bubble non serve per dire io parlo ottimamente l'inglese o io non parlo il greco moderno, serve per dire più che altro io capisco il greco moderno scritto oppure io capisco l'italiano scritto ed eventualmente lo so scrivere a mia volta. Diciamo che serve più che altro ovviamente per un aspetto di comunicazione scritta. Io stabilisco che sono madrelingua italiano, che ho una conoscenza avanzata dell'inglese, media del francese, del latino, eccetera, eccetera. E zero vuol dire che io non ho sostanzialmente conoscenze di questa lingua, o che le ho proprio minime minime, ma che questa lingua comunque ha per me un qualche interesse. In particolare ha per me un qualche interesse visualizzarla dentro gli elementi. Io mettendo che ho conoscenza zero di greco, spagnolo e portoghese, visualizzo comunque le etichette descrizionali in greco, spagnolo e portoghese. Vediamo un altro esempio di Babel, vediamo l'esempio di Carlo che ha presentato prima questo incontro. Carlo ha messo appunto l'italiano, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco e il francese. Quindi, come si compila il proprio Babel? Lo vediamo, se lo potete vedere molto bene andando nella modifica, andiamo a modificare la pagina di Carlo, poi non salveremo questa modifica, vedete che il Babel si costruisce in questo modo. Doppia graffa, poi c'è un hashtag, c'è la scritta Babel, poi c'è un due punti, e poi seguono i codici delle lingue con un trattino e il livello. N sta per madrelingua, T
3 vuol dire livello avanzato, 2 livello intermedio, 1 livello base, 0 non capisco niente ma mi interessa comunque. Questi sono in generale i livelli, quindi da 3 che è il più alto a 0 che è il livello 0 appunto. E le diverse lingue sono separate da questa barra verticale chiamata pipe o barra verticale. Compilare il proprio Babel quindi ha una doppia funzione. Da un lato indica agli altri utenti di Wikidata quali sono le lingue che bene o male comprendete, diciamo, e al tempo stesso serve a voi per scegliere le lingue che visualizzate qui in questa, nella tabella di etichette di iscrizioni Alias. Se voi non impostate il vostro Babel, vedrete di default, qui in cima vedrete comunque la lingua dell'interfaccia, quindi se voi avete l'italiano come lingua dell'interfaccia vedrete qui in cima l'italiano, e poi vedrete, credo, una selezione abbastanza casuale di lingue che si basa un pochino sulla vostra area geografica, ma che può essere un po' sballata. Quindi, ecco, impostare le lingue del Babel può essere utile. Per impostare la lingua del Babel, poi credo che ne parleremo anche nelle prossime lezioni, comunque c'è, ho messo entrambi i link qui nella lista dei link, li vedete qua, vedete ecco questi ultimi due link che adesso vi mostro velocemente, il primo è la spiegazione di come è fatto il Babel, vedete, Babel Extension, quindi vedete appunto questa è la struttura del Babel, questo è un esempio di Babel, e se vi interessano ovviamente i codici delle lingue stanno nell'altra pagina che ho messo, cioè questa qua, Wikimedia Language Codes Lists All, qui invece tutta la lista dei codici in ordine alfabetico, cercate al loro interno, qui i nomi delle lingue sono in inglese, vedete questo è il nome in inglese, c'è il nome anche in francese e c'è il nome nella lingua madre, quindi se io cerco italiano, vedete che arrivo all'italiano, l'italiano ha codice, lo vedete qui sulla sinistra, il codice IT, vedete qui il codice IT dell'italiano, e così via. Quindi appunto per impostare il vostro Babel materialmente voi andrete sul vostro nome utente che c'è qui in cima, vedete io qui c'ho Epidosis, il vostro nome utente apparirà verosimilmente in rosso perché non avrete ancora creato la vostra pagina utente, voi andrete sulla pagina, la creerete incollando al suo interno il Babel con le lingue che appunto o parlate o per qualche motivo vi interessa visualizzare come etichette, descrizioni e alias. Questo appunto diciamo è un primissimo passo nella personalizzazione della vostra interfaccia che ad esempio vi permette di avere subito a portata di mano le lingue con cui più spesso lavorate, che so, se catalogate testi arabi o testi in persiano può esservi utile visualizzare direttamente anche le etichette in persiano o in arabo e così via. Quindi ecco, questo è un primo passo nella personalizzazione della vostra interfaccia. I prossimi incontri che abbiamo fissato saranno dedicati ampiamente, prima ci sarà un incontro pratico che sarà la settimana prossima e poi ci saranno invece degli incontri dedicati proprio specificamente a tutti gli aspetti della personalizzazione dell'interfaccia da un punto di vista proprio di modifica di Wikidata in senso anche abbastanza avanzato, diciamo, mentre appunto l'aspetto di personalizzare le lingue dell'interfaccia può servire sia per modificarle più facilmente ma anche banalmente per la consultazione. Ci sono delle lingue che comunque quando consulto Wikidata mi tornano più utili, può essere appunto utile metterle nel Babel per poi visualizzarle in questa forma comoda come avete visto. Io a questo punto interrompo la condivisione schermo e passo alle domande. Vi ringrazio. Sì, io avrei una domanda. Sì. Dunque, mi chiamo Maria Teresa Natale, io ho un account di Wikidata e partecipo a dei progetti europei che sono progetti che in qualche modo contribuiscono ad arricchire i metadati di Europeana. All'enrichment di Europeana, tipo Europeana Sport, Europeana Crafted, anche dei progetti che coinvolgono delle classi di scuola sulle terminologie, giusto. Quindi usiamo dei vocabolari, diciamo degli elenchi di terminologie che andiamo a prendere da Wikidata, per esempio un interessante progetto sul cibo.
Nel fare questo, io appunto ho creato un account su Wikipedia, su Wikidata, e ho sia insomma, integrato delle voci che già esistevano, magari perché c'era la voce, non c'era la traduzione in italiano, o magari ci ho aggiunto degli alias, eccetera, eccetera, ma in alcuni casi ho anche aggiunto dei termini che non esistevano. Ora, io mi sono accorta che talvolta qualcuno, che immagino che sia un collaboratore di Wikidata, mi ha bloccato il termine. E allora cancellato. Sì, me l'ha cancellato. Allora io non capivo per quale motivo, cioè non ho capito con quale politica questi termini vengono accettati o non accettati. Per fare un esempio pratico, per esempio, quando abbiamo fatto questo lavoro sul cibo, io volevo aggiungere anche degli eventi che erano legati, diciamo, al cibo, come per esempio dei banchetti storici, ad esempio la cena in Emmaus. Se uno va a cercare la cena, faccio questo esempio tanto per fare capire perché l'ho guardato, la cena in Emmaus per esempio è presente, ma è presente come dipinti che sono conservati in qualche museo, mentre invece io lo volevo aggiungere come evento che è raccontato nella Bibbia. Anche perché poi si può usare come argomento dei dipinti, come... Sì, assolutamente. Sì, però io volevo spiegare appunto che era un episodio, invece metterlo come episodio biblico. Sì, giustissimo. Adesso, questo già era un esempio, ne ho fatto anche degli altri, tipo per esempio il capitello, volevo aggiungere capitello dorico. Ora, certo, è vero che capitello dorico è presente come un alias di ordine dorico, ma insomma, a dire che è un alias mi sembra una cosa un po' Non è propriamente corretto, andrebbe tolto dall'alias e andrebbe messo come elemento. Ecco, ma io non ho capito come, quando è che me lo bloccano? Innanzitutto ho capito che chi mi ha bloccato, e dunque una cosa che volevo dire è che io partivo dall'inglese, non sapevo che adesso potevo mettere la lingua italiana che mi veniva per prima, però ho visto che chi mi ha corretto è qualcuno di lingua inglese. Allora non ho capito sulla base di che cosa ti bloccano e perché, come si fa a capire? Dunque, diciamo che a livello generale su Wikidata gli elementi vengono accettati in base a tre criteri, che sono appunto quelli elencati in Wikidata Notability. In Wikidata Notability tre criteri sono: il primo è che ci sia una pagina su Wikipedia o su un altro progetto. Basta uno dei tre, at least one, basta uno dei tre. Quindi il primo criterio è che ci sia una pagina su una Wikipedia o su un altro progetto. Poi vabbè, c'è una serie di eccezioni che al momento non ci interessano, qui c'è tutta una serie di eccezioni, vabbè. Il secondo criterio è che sia un'entità, questo è il criterio diciamo che viene utilizzato più spesso, cioè che sia un'entità chiaramente identificabile, concettuale o materiale, e l'entità appunto deve essere notable, quello che in italiano in generale si traduce come rilevante, enciclopedica, nel senso che può essere descritta usando fonti serie e pubblicamente disponibili, che vuol dire che in generale l'elemento deve avere delle fonti a sostegno, o nel senso che ci sono delle fonti che sostengono, per esempio, che so che cena in Emmaus è un episodio biblico, oppure fonti che appunto sostengono le dichiarazioni in esso presenti, e tipicamente che ci dovrebbe essere almeno un identificativo, ad esempio, che so, un identificativo di un'enciclopedia o di un dizionario o di un thesaurus, di un vocabolario controllato che descrive questa cosa. Il terzo criterio è che vada a soddisfare una necessità strutturale, vale a dire che appunto è necessario per rendere le dichiarazioni in altri elementi più utili. Detto in termini pratici significa: se l'elemento ha dei link in ingresso da altri elementi, cioè altri elementi lo usano, l'elemento sicuramente non verrà cancellato. Quindi appunto i tre criteri, che sono criteri, ripeto, che ne basta uno, sono o avere una voce su Wikipedia, eccetera, o avere delle fonti in qualche modo a sostegno, oppure avere dei link in ingresso da altri elementi. Questo in termini generali. Ok, scusa, una cosa per essere sicura che ho capito bene. Quindi
nel caso del capitello dorico, se io potessi aggiungere, se io riprovo a mettere capitello dorico e aggiungo una voce sotto che mi dice che quella voce c'è per esempio nell'Art and Architecture Thesaurus AAT, è più probabile che mi venga accettato. È estremamente probabile che non venga cancellato, sì. Okay, poi in ogni caso puoi scrivere direttamente a me, che posso anche ripristinare quegli elementi e sistemarli, quindi scrivi direttamente a me che poi ci do un'occhiata a quei casi. Ok, di... la seconda cosa invece, sempre nel caso del capitello dorico, effettivamente su Wikipedia non esiste la voce capitello, ma non esiste la voce capitello dorico, ma nella voce capitello c'è un pezzo della pagina dove si parla dell'ordine dorico. Ecco perché io penso che mi avessero bloccato allora, forse perché faceva parte della pagina capitello. Io penso semplicemente che abbiamo visto un elemento che non aveva link in ingresso, eccetera, e quindi è stato cancellato anche in modo abbastanza semiautomatico, perché poi ovviamente la mole di informazioni che viene inserita in Wikidata è enorme, spesso vengono inserite anche cose promozionali oppure cose malfatte di vario tipo, e quindi poi, diciamo, non sempre c'è un controllo proprio punto per punto, ma a volte vengono prese una serie di elementi che in qualche modo non rispettano, almeno ad occhio di programma automatico, nessuno dei criteri, vengono cancellati, quindi non è detto che la persona sia soffermata specificamente sul singolo caso, ma è possibile che sia finito anche in una cosa di questo tipo. Però appunto poi mi puoi dire magari il tuo nome utente o me lo puoi scrivere, eccetera, e quei casi di linguaggio. Va bene. E per scriverti ti scriviamo dove? Allora, la cosa più facile è probabilmente la mia mail, che c'era anche da qualche parte, comunque sarà Camillo. Allora, mettiamo la mia mail, che tanto è un dato abbastanza pubblico. Allora, devo togliere la condivisione schermo. Allora, la mia mail, ce ne sono anche altre di mie mail, anche se mi cerchi su Google trovi anche la mia mail, no, non l'ho scritta pubblica, aspetta un attimo, la mia mail la devo scrivere in un altro punto, cioè qua, no, non ancora, allora scusate. E poi la metti in chat? Esatto, sì, la metto in chat, esattamente, ah, ok, presa. Grazie infinite, sei stato utilissimo, grazie infinite. Prego. Camillo, scusami, quindi potrebbe essere stato anche un bot a cancellare questi elementi perché magari non avevano riferimenti, non avevano... Recentemente sono stati attivati dei bot con diritto di cancellare elementi, anche se in realtà mi pare che sia una pratica abbastanza rara di vista. Però diciamo può essere stato un umano che non è propriamente un bot, ma che comunque utilizzava un programma semiautomatico, questo può essere, sì. Non lo escludo. In teoria lo potrei fare anch'io, perché io sono un amministratore, quindi ho il diritto di cancellare cose e anche di ripristinarle. Però mi parrebbe logico che se lei ha creato questo elemento con un nome utente, lo informassero. Sì, infatti questo, diciamo, a livello generale di solito accade, anche perché appunto di solito uno spiega all'utente perché viene cancellato un elemento, però appunto non accade sempre, evidentemente. Sì. Sì, mi sembra un po' raro comunque, cioè molto meno restrittivo l'ambito Wikidata di quello Wikipedia. No, assolutamente, è sicuramente meno... Meno esigente. Sicuramente meno restrittivo, però appunto comunque ci sono dei criteri, proprio minimi che in generale appunto sono necessari. Sì. Altre domande? Dal vivo, in chat, come preferite. Intanto vi ricordo che appunto il 6 ottobre ci sarà un incontro di carattere pratico per iniziare a modificare qualche item di Wikidata. Quindi provare in diretta, voi provate sul vostro PC, noi siamo collegati e quindi se ci sono problemi possiamo intervenire. E a seguire due incontri il 20 e il 27 ottobre per personalizzare la propria interfaccia di lavoro, quindi personalizzando poi diventa anche più facile fare le modifiche agli elementi. Bene, grazie. E complimenti.